primavera, per chi vola non c'è frontiera, ora si respira. Hai travolto la mia barriera, tastiera che suoni per le mie mani, luna a cui mandi i miei aeroplani, stai cambiando note alla mia musica. i pugni esaltano. È un gruppo vecchio, però dai, sono bravi, sono bravi. Allora, niente, poi la primavera. Niente, zero. Al contrario, stiamo andando verso giustamente, come giusto, come vogliono le stagioni, verso l'autunno. È iniziato il segno della Vergine, siamo ancora in estate, ricordiamocelo. Ricordiamoci che la Vergine è estiva e quindi assolutamente legata. Sono ancora con il mio grande compagno di avventure, di tante scorribande e di azioni pericolose, Pikachu, Pikachu, eccolo qua. Certo, io con Pikachu facciamo quante ne abbiamo quante ne abbiamo viste, Pikachu? Quante, eh? sì. Allora, questo video è il secondo di questa serie infinita. Ma scherzo, ma dai. Ho fatto un video in cui ho parlato di astrologia e casino. Delle scuole. E poi c'è chi è intervenuto, ma anche in modo, secondo me, assolutamente appropriato. Poi naturalmente qualche dislike arriva, anzi, me ne aspetto anche tanti. Diciamo che sarebbe meglio che ci fossero molti dislike, così si capisce che si è capito anche la mia posizione, che è un po' particolare. Naturalmente, ma cioè, vedete un po' voi, insomma, per me è uguale. Riprendo un po' il discorso, un pochettino quello a proposito dell'astrologia e delle scuole. Ora, c'è chi mi ha fatto diciamo, tutta questa celebrazione della scuola, ma io capisco, ma sì, diciamo che io sono, vabbè, piuttosto ribelle, anticonformista, ma io ho fatto le scuole, ho fatto tutto quello, insomma, adesso non sto qui a spiegare io cosa ho studiato, però per quel che riguarda l'astrologia, allora, se si parla di persona che studia per conto suo, cioè che non fa una scuola, è che boh, si può avere l'impressione che non ha imparato nel modo adeguato la scuola, la scuola, la scuola, vabbè, la scuola, la scuola. Le scuole sono molto criticabili, cioè, ma in generale, io non so, cioè, ci sono tanti maestri bravi, io ho avuto dei maestri bravi, docenti bravi, però le scuole, poi la scuola di astrologia, vabbè, ma cos'è? Il mondo di Harry Potter, cioè arrivano i maghi con, insomma, perdonate, insomma, vabbè, ma gioco, gioco, dai, non arrabbiatevi, eh. Cioè, ma se a voi la scuola fa bene, vi serve, perfetto, fantastico, nel senso che avete studiato a scuola. La scuola di Harry Potter. Scusate, adesso mi è presa la stupidera. Avete imparato l'astrologia, ma bene, ma ben per voi. Ma allora, sapete, l'astrologia, allora, io sono relativamente vecchio, anche se un po' me ne frego, però insomma il tempo passa. Ma diciamo che a mio vantaggio devo dire che, diciamo, il fatto di essere vecchio è una buona cosa, nel senso che io ho studiato tanto, tanto. Certo, uno dice autodidatta, quindi. Ma sapete, Platone era un autodidatta, per esempio. Cioè, nel senso che Platone non è che. Certo, ha preso dal passato, come tutti, del resto, tutti noi dobbiamo per forza studiare delle cose, no? Non capiamo nulla. Però c'è anche questo culto della scuola, che a me un po' non piace. Cioè, da una parte la scuola è importantissima, importantissima, però allo stesso tempo non bisogna neanche esagerare, esaltarla, darle un significato troppo potente. Platone certamente prendeva dal passato, dall'Oriente, Medio Oriente, bla bla bla, mille cose, ma Platone era Platone, era lui il maestro, ha pensato delle cose con la sua testolina e
e ha insegnato e ha determinato 2500 anni di pensiero, perché noi stiamo pensando ancora in un modo platonico, vi assicuro, anche quando pensiamo all'astrologia, per esempio, i modelli, gli archetipi, eccetera, siamo tutti platonici, il che è filosoficamente interessante, eh? Per me la filosofia forse è anche più importante dell'astrologia. Io di base mi considero un filosofo, se ne dico, quello che volete, però insomma io parto da lì. Poi c'è l'astrologia che certamente è importantissima, è l'altra faccia della medaglia, il pensiero magico. Ok, Platone, Aristotele, Aristotele sì parte da Platone, però poi pensa a cavoli suoi totalmente in modo diverso. Quello che voglio dirvi è che per capire veramente e sapere le cose bisogna essere anche molto personali e sviluppare una propria mentalità, una propria visione, se no si rimane lì incastrati e si ripete come dei pappagalli quello che una scuola ci ha detto. Ora, se voi facendo una scuola astrologica avete imparato bene l'astrologia, bene. Allora, che cos'è l'astrologia? È capire i pianeti, cosa diceva Aristotele, poi non so, leggevo la trigonometria, insomma, mille cose. Io ho studiato un sacco di matematica, trigonometria, quando ero al liceo, che facevo liceo scientifico, quindi non è che sono digiuno da cose. Ma è che cos'è? Che cos'è? Mille nozioni, cose? No. L'astrologia deve servire per capire cosa sono le altre persone. Fai il tema natale, entri nel loro mondo, gli spieghi il loro mondo, gli spieghi le dinamiche, quando eri bambino, quando eri adolescente, come sei cresciuto, cosa ti piace, quali sono i tuoi problemi, i tuoi blocchi, ma anche i tuoi talenti, la tua forza, eccetera. E lì è il mondo astrologico. Allora, l'astrologia serve anche certamente per capire eventi. C'è un evento, puoi guardare il tema natale dell'evento e capire che cosa c'è in quell'evento lì, di qualunque genere. Il futuro, sì, questo è l'aspetto previsionale, questo è quello che piace di più, Paolo Fox, domani, oggi, domani, poi durante l'anno prossimo, e cosa succederà nel futuro, tutti questi astrologi, no? tutti Nostradamus. Sì, ok, d'accordo ragazzi, però cioè, diamoci anche una calmata, nel senso che sì, è vero, l'astrologia ci può raccontare delle cose, però fino ad un certo punto. Poi ci serve tutto il discorso sul libero arbitrio, sulla mappa. Certo, c'è una mappa, esiste una mappa che ci dice delle cose, questo è vero. Soprattutto poi anche retrospettivamente si capiscono un sacco di cose. Uno dice, vabbè, così sono capaci tutti. No, perché vedi e capisci, è accaduto, cioè perché è scoppiata la pandemia, no? La prevedevamo? Sì, ma in un certo senso si prevedeva, ma non tanto gli astrologi, ma più gli scienziati, si capiva che sarebbe accaduto qualcosa, no? Si poteva sentire, anche se poi in realtà ci ha preso tutti alla sprovvista, diciamoci la verità, eh? Infatti siamo tutti qui così sbilanciati. L'astrologia può dire delle cose del futuro? Qualcosa sì, si può andare a vedere. Ora, ritorno a dire, c'è qualcuno che mi ha detto, tra l'altro, non ti piacerà, forse non ti piacerà quello che ti scrivo, perché io parlo bene della scuola. Ma se ti piace la scuola, ma bene, ma vai a scuola, cioè Harry Potter va a scuola, impara, ok, studia tutto, no? come Hermione, no? Che è molto studiosa, e quindi è una brava streghetta, maghetta, ma va benissimo, ma certo, ma a me non... io non ho niente contro in realtà, però ripeto, e riprendo un po' il discorso, che le persone con le quali io entro in contatto, che hanno fatto una scuola, a me sembra che hanno le idee poco chiaro, ma sinceramente, io per adesso, so, qualcuno di voi mi contatti, non so, parliamo, non so, eventualmente, non adesso lo so tempo, cioè. Però per dire, in generale le persone con cui sono entrato in contatto scopro che non hanno, che hanno fatto una scuola, non hanno per niente le idee in chiaro, a me sembra che hanno nella testa un minestrone, mi dispiace tanto, è così. Questa è la mia esperienza e sensazione, però se voi avete le idee in chiaro, vi piace la scuola che avete fatto,
poi riuscite a fare i temi natali, eccetera, bene, è possibile, tra l'altro immagino che si impari qualcosa in queste scuole, se no, vabbè, sarebbe un po' ridicolo. Naturalmente non dico che sono assolutamente nulle, ma io non lo so, adesso non... può darsi che invece si imparino tante bellissime cose meravigliose che io non so. Ok, era solo per dirvi una sensazione che io ho. Il fatto dell'autodidatta può sembrare, ripeto, cioè Einstein, in quel di... cioè, uno dice, vabbè, cosa dici Einstein? E Einstein, in quel di Berna, nell'ufficio brevetti di Berna, qui in Svizzera, ha pensato, era lì a fare le sue cose, a rompersi le scarpe, e ha pensato delle cose, ha avuto delle visioni, ha pensato, la relatività, il tempo, lo spazio, ma è mobile, eccetera. E ha pensato delle cose, ha avuto dei colpi di genio. E così, ha fatto una scuola per arrivare, no. L'ha pensato lui. Ora, è vero che quello che sto dicendo voi penserete, ma tu sei molto fautore quindi di quello, appunto, come qualcuno mi ha detto, la creatività, la fantasia. Ma certo, anche l'intuito è fondamentale, senza l'intuito non si arriva a nulla, Non si capisce niente. Sono tutte nozioni, parole, bla 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 bla. Il mago tale dice quello, quella corrente di l'astrologo quello dice quella roba lì. Naturalmente adesso sono qui in questo ambito astrologico, quindi racconto di astrologia. Lo si potrebbe dire di ogni cosa. Se non hai qualcosa in più, quella scintilla, non capisci. È come imparare il pianoforte, tu puoi imparare a suonare il pianoforte. Blim 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 blim, ogni giorno suoni, ti eserciti. Ma se non hai qualcosa in più, non sarai mai un compositore, non sarai mai una persona che crea delle canzoni. Ci sono persone anche che praticamente non hanno, cioè che non hanno studiato, non hanno fatto il conservatorio, ma che sono dei grandi musicisti, o perlomeno sono delle persone molto ispirate, tantissimi cantanti, musicisti che sono molto bravi, non hanno fatto il conservatorio e suonano e fanno delle cose, creano cose che anche addirittura quelli che sono stati in conservatorio non sono stati in grado di realizzare. Vedevo ultimamente, per esempio, questo programma di Bollani che mi piace tantissimo, con Bollani e sua moglie, come si chiama, Valentina. Lui è un genio, no? Suona benissimo, ma lui è certo che ha fatto una scuola, poi è un jazzista, poi suona tutto, ma lui è uno che riempie uno stadio? No, chi è che riempie uno stadio? Oggi nessuno, perché c'è il Covid, ma tipo Ligabue, dicevano, ma Ligabue fa schifo da un certo punto di vista, diciamoci la verità, nel senso che sì, è bravo, è simpatico, è dei Pesci, suona, fa le sue cose, no? Però da un punto di vista musicale, ma che cos'è esattamente? È rock? Sì, è un rock, ma proprio un'acqua di rose. È pop? Sì, è un pop rock. Cioè, che cos'è esattamente? Però ti riempie uno stadio e entusiasma la gente, la folla. E questo va preso in considerazione, ci sarà un motivo. Ha fatto il conservatorio? Non credo. Sa suonare veramente bene? Insomma. Lui aveva detto, quando ho fatto quella canzone, qual è quella del famosa, se non mi ricordo più, no? Ha detto, visto che mi dicono che io uso due accordi, vabbè, ce li metto dentro tutti. Infatti, guarda. Certe notti la macchina... quella canzone lì, no? Certe notti qui, certe notti qua, quella canzone. Vabbè, niente, ha fatto quella canzone lì, no? Che è bella, no? Cioè, quella, la canzone, come si chiama? Già, non mi ricordo più, insomma. Quella canzone lì, sapete, la macchina che ti porta, entri nella macchina, la macchina ti porta da qualche parte, perché la macchina fa quello che gli pare. Vabbè, insomma, quella roba lì. Quindi, ma questo lo dico a favore, in realtà, può sembrare che stia parlando male di Ligabue, in realtà lo dico a favore, nel senso che non è Bollani, cioè in un modo indescrivibilmente più bravo,
una bravura pazzesca, un mostro, no? Nel suo suonare il pianoforte, ma Ligabue ti riempie gli stadi, riempie degli spazi, grandire, ha fatto dei concertoni, eccetera. Adesso, vabbè, sono tutti un po' a casa, quello che sia, vabbè, insomma. Per dirvi che, ma di che cosa sto parlando? Sto parlando del fatto dell'ispirazione e della creatività. Perché qualcuno mi dice, ah sì, ispirazione e creatività, però ci vuole... Ma sì, tutte e due, ci vuole studio e ci vuole creatività, questo è naturale. Però a me sembra, lo ripeto, mi dispiace, che le scuole sono tante nozioni, ma questo l'ho sperimentato anch'io a scuola, no? Io ho fatto certamente delle scuole e io ho visto che c'è... è tutto cioè le scuole, nella scuola ti devono insegnare qualcosa, no? Sono lì ore e ore e ti riempiono la testa di cose, nozioni, roba che alla fine dici, sì, ma tutta sta roba, ma che cavolo è esattamente? Ora, naturalmente ci sono tante cose che servono, ma tante cose assolutamente no. E quindi, ok, da una parte c'è l'aspetto nozionistico e dall'altra parte, ragazzi, non lo so, c'è qualcos'altro. Poi vedete voi. Ritorno a dirvi che... Scusate, io sparisco, Allora, che se voi avete l'impressione che quello che imparate a scuola ha una ricaduta importante nella pratica, bene, se no, non lo so. Perché sapete, l'astrologia, come dice giustamente anche Massimo, no, non parla di astrologia, Massimo Donà, filosofo dello Scorpione, non lo so se crede nell'astrologia, non so. Potrei chiedergli, perché la sua mail la trovate anche su, la trovate in rete, una volta l'ho scritto due volte per ora, una volta gli ho chiesto una cosa su Platone, un'altra volta gli ho chiesto un'altra cosa, insomma penso che è molto gentile, penso che potrebbe anche rispondermi forse, se ha voglia, per chiedergli cosa pensa dell'astrologia, non lo so, però ha scritto un libro sulla magia, magia e filosofia, quindi non è che sia lontano da questi argomenti. Perso un po' il filo, cosa volevo dirvi? Che la magia e la filosofia... perso il filo, basta. Allora, ok, la magia e la filosofia. Due aspetti diversi della stessa medaglia. Sì, Massimo Donà, sai che volevo dirvi di Massimo Donà? Che sì, lui prende in considerazione questo aspetto, però non so, ho perso un po' il filo, perdonatemi. Ok, chiudo qua. Allora, avete un po' capito che l'aspetto per me scolastico... a valore fino ad un certo punto, si tratta di capire, stavo parlando di Massimo Donà per un fatto di equilibrio, cioè nel senso che la magia, la filosofia, si tratta di oscillare fra due poli. Allora, però di questo ho già un po' parlato, chiaramente lo so che suscita nervosismo, perché naturalmente c'è chi va a scuola e pensa che la scuola impara un sacco di roba, tutti questi maghi antichi, Aristotele, non so, questo, tutte le cose magiche, vabbè, ok. Mi ricordavo improvvisamente che Massimo Donà dice la magia è una pratica, quindi se in pratica siete dei bravi astrologi grazie alla scuola, bene. Ma questa è la cosa importante, cioè voi dovete essere in grado di fare dei temi natali e capire in trasparenza le persone e poi capire gli eventi e eventualmente fare qualche previsione e da Paolo Fox o da Nostradamus. Ok, la cosa importante è questa, se non c'è questo è tutta roba, è tutta una paccottiglia nozionistica, no? Mille cose, sono mille tutte le possibilità, si può fare il tema così, cos'ha, ci sono tanti approcci, ma che servono veramente a poco. Io adesso in questo momento ho degli allievi, sono pochi, ma
C'è stato un momento in cui ho tentato di fare una scuola, e l'ho fatta anche prima della pandemia, e l'ho fatta per un certo momento. Adesso ci sono delle persone che mi hanno chiesto e gli spiego delle cose da un punto di vista, così, da maestro, ma veramente, diciamo, volendo. In particolare c'è una donna, dico ragazza perché per me sono tutte ragazze le donne, che ieri abbiamo fatto una lezione, è molto brava, molto simpatica, molto intelligente, Capricorno, ascendente Cancro, e io cerco di trasmetterle tutte le ho cercato di raccontarle delle cose che sono tutte le dritte che io conosco a proposito dell'astrologia, come si fa, no? Di fronte a un tema natale, come lo devi affrontare. E quindi cerco di trasmettere, del resto è giusto così, nel senso che come tutti i maestri, diciamo, si cerca di passare la propria conoscenza agli altri, così quando io sarò morto, quello che io so qualcun altro lo saprà, è importante trasmettere le proprie conoscenze. Ora, per me lì funziona molto bene, io spiego le cose in un modo, non credo tanto scolastico in senso tradizionale, ma spiego cosa mi sembra l'essenza e ciò che veramente può servire per capire e per come fare, com'è la pratica, come funziona. Vabbè, ok, detto questo, poi naturalmente tutto questo susciterà ancora qualcosa, eventualmente, forse, ma non è mia intenzione, cioè fate quello che volete, cioè studiate, fate mille scuole, imparate tutte le cose antiche, Aristotele, le cose magiche, tutto quello che volete, però la cosa per me come astrologo la cosa importante è fare bene i temi natali, spiegare bene alle persone chi sono loro, è qualcosa di molto vicino alla psicologia. Allora, detto questo, una cosa che volevo aggiungervi è che proprio stamattina stavo pensando, c'è stato un momento in cui io sono andato qui, dove mi trovo, nella Svizzera italiana, a Locarno, a scuola, e sono andato a parlare ai bambini delle elementari di astrologia, pensate un po', e anche ai bambini delle medie. Vi direte, ma come? Questa è una cosa molto 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 particolare, perché credo che in Italia c'è stato un momento che c'era una mia amica, diciamo, un po', cioè, che ragazza che insegna a scuola e che mi ha detto, ma qui non si può fare. Qui sono riuscito, sono andato in una scuola elementare dove tra l'altro c'era una mia nipotina. E poi sono andato in una scuola media dove c'era un mio nipote, quindi c'era sempre un mio parente. Comunque io vi devo dire una cosa, i bambini capiscono veramente ciò che c'è da capire. Io trovo che gli adulti non capiscono quasi niente, mi dispiace tanto, però così. Gli adulti si riempiono la testa di nozioni, ma capiscono veramente ben poco. Ora, mi ricordo che allora, chiaramente me lo ricordo perché sono cent'anni fa, ero nella scuola media, dove c'era anche mio nipote, la scuola media, e avevo parlato proprio dei fondamenti, cioè ho spiegato la differenza fra ragionamento, ragione, pensiero pensiero magico. Il pensiero magico non contiene il principio di non contraddizione, lo scardina, principio, cioè questa bacchetta è una bacchetta, sì, cioè cos'è questo esattamente? È una cannuccia, in realtà è una cannuccia, vedete che è una cannuccia gigante, però potrebbe essere anche una bacchetta, già questo è perturbante, direte, vabbè, no, è perturbante, nel senso che è una cannuccia o una bacchetta che mi serve per indicare delle cose qui nella lavagna dell'astrologia. Può essere tutte e due. Potrebbe essere anche un oggetto che io lancio. Ah, si è rotto. Cavoli, si è rotto. Ecco, si è rotto.
Ecco, è arrivato il momento della sua. È interessante, non so quale sia il significato, però vabbè, ne prendo un'altra. Tanto ne ho altre. Fatemi pensare, perché si è rotta questa pennuccia? Non lo so. Si è rotta, ma direte, vabbè, si è rotta. Vabbè, si è rotta. Ok, però interessante, no? Che si sia rotta, poi ci penserò, probabilmente al suo significato. Comunque, la cannuccia, no? Che è una cannuccia, si beve un cocktail gigante e poi serve per indicare delle cose. Quindi ha un doppio significato, il principio di non contraddizione può saltare. E questo vale nel pensiero magico. Il pensiero magico non ha la causa e l'effetto, c'è la sincronicità, anche se questo non lo capisce mai nessuno. Tutti pensano l'astrologia, le influenze. Vabbè, anch'io dico comunemente influenza, per dire, per così, vabbè, l'influenza, il sole, ma non è così, no? C'è sincronicità. Quello che vediamo nel cielo è una lettura. Leggete nel cielo, nel libro del cielo, quello che accade qui sulla terra. Non c'è non c'è un raggio, non c'è che arriva, non c'è qualcosa, no, è una sincronicità, c'è cioè una relazione. Ora, questa roba qua è difficile da capire, è semplice, ma è difficile. Ci sono alcuni concetti che sono semplicissimi, principio di non contraddizione, questo non può essere qualcosa, cioè questa bacchetta è A e non può essere B, non può essere Pikachu, no? Sono due cose diverse, però nel mondo della fantasia, e dell'inconscio, e della magia, e della follia, e dell'astrologia, le cose si confondono. Infatti, se prendete un pianeta qualunque, che so, l'ho già detto tante volte, prendete Mercurio, beh, Mercurio certo. Mercurio che cos'è? Beh, per un astronomo Mercurio è un pianeta, cioè dice è un pianeta, mica è un dio. Sì, è un pianeta, certo. E poi è un dio nell'astrologia. Ed è anche una funzione psicologica, ha un valore nello zodiaco. Come? Ecco qui, allora, questo è il problema che c'è tra la scienza, la ragione, il pensiero calcolante e il pensiero magico, cioè non ci si capisce perché, cioè non c'è una comunicazione in un certo senso, perché la scienza vuole che quella roba sia quello, punto e basta, è un corpo, non può essere nient'altro. Invece nel pensiero magico non è così. Mercurio può diventare un dio, anzi è un dio, ma funziona. Il fatto è che ragazzi funziona. Prendere in considerazione Mercurio come dio, con tutta la sua storia anche leggendaria, funziona. Ora vi direte perché, per come. Ora, qui potremmo parlarne per ore, facciamo una scuola in cui ne parliamo. Ok. E questa è una cosa molto, molto interessante, molto carina. Cioè, allora, qui cosa è successo? Che io ero a scuola, parlavo con i bambini, parlavo di queste cose, sono delle cose che se io potessi fare una scuola, spiegherei ai bambini, spiegherei concetti filosofici, fondamentali, ma tenete conto che anche questa questione cioè che riguarda l'astrologia, che fa parte del pensiero magico, che è diverso dalla ragione, il pensiero magico fa saltare il principio di non contraddizione, la causa d'effetto, e invece la ragione naturalmente ha il suo principium firmissimum, cioè il principio di non contraddizione A e non può essere B, e poi c'è la causa e l'effetto. Ora, tutte queste cose andrebbero spiegate ai bambini sin dall'inizio, così che crescano bene con un intelletto lucido, perché i bambini capiscono tantissimo, molto più degli adulti. Infatti, mi ricordo che, allora, cosa è successo? Che io ho spiegato alcune cose, ero anche alla lavagna, poi a un certo punto c'era la pausa, suona la campana della pausa, c'è un bambino che se ne sta lì pensieroso, al banco, prima fila, sta lì. E poi io sono lì e mi dice: ma quello che dici tu a proposito del principio, questa cosa che quello può essere, non so, che Venere può essere anche qualcos'altro, Mercurio, mi fa pensare anche a Gesù, a Dio, cioè Gesù che è un uomo,
è un uomo, però è anche Dio, e quindi lì c'entra questa cosa. E gli ho detto, ma bravissimo, fantastico, cioè un bambino, un ragazzino, ma che intelligenza, ma ha capito la Trinità, che è un concetto teologico, per noi importante, antico, un concetto che è stato sviluppato col passare del tempo, nel Concilio di Nicea, insomma, è stato messo a fuoco quel concetto che ancora adesso, quando dice la Trinità, la gente dice, ma sì, la Trinità, se io vi dico la Trinità, cosa pensate? Niente, quasi, forse qualcuno di voi, non lo so, però pensate, la Trinità, sì, Padre, il Figlio, Spirito Santo, così, ok, no, è un concetto filosofico importantissimo, che riguarda 2500 anni di storia umana, della nostra storia occidentale, ed è un concetto che, preso in considerazione dalla filosofia, che segnala proprio il fatto che il principio di non contraddizione può saltare, perché il padre è il padre, ok, è il figlio, ma no, cioè figlio è figlio. Figlio e figlio, però sono anche la stessa cosa, sono due cose diverse, ma sono, cioè il figlio, Gesù, ma lasciate da parte i preconcetti religiosi, ma Gesù, cioè proprio dal punto di vista concettuale, che cos'è? È un uomo, no? Avrà delle sue debolezze fisiche, si suppone, anche se poi nella Bibbia non è che è descritto in un modo troppo concreto, ma è Dio. Infatti tante volte quando le persone pensano a Dio, pensano soprattutto a Gesù, soprattutto le donne, sono un po', amano molto Gesù, sono innamorate di Gesù, tutte le cristiane, così. Ok, ma diciamo anche giustamente, nel senso che Gesù è Dio, ma è un uomo. Cioè, come la mettiamo? Salta il principio di non contraddizione. Nel cattolicesimo, nel cristianesimo, c'è questo aspetto, che è magico, magico. Il cattolicesimo in particolare è magia, è molto legato alla magia. Il bambino lì, primo nel banco davanti, che mi dice così, rifletteva, mi dice, ma non è questo. Io gli ho detto, ma bravissimo, bravissimo, hai capito, ma bravo, 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 bravo. Cioè, emozionante, mi pelle d'oca, nel senso che un bambino che capisce il fondamento della nostra ragione, principio di non contraddizione, che può essere contraddetto prendendo in considerazione degli aspetti che sono legati alla teologia, fantastico, genio. Questo lo capiscono gli adulti? Voi l'avete capito? Capite cosa sto dicendo? Non lo so. Bambini capiscono. Allora, quello che voglio dirvi è che, se volete farli astrologi, tra l'altro, per questo sono anche qui con Pippo, bisogna essere anche un po' bambini. Il bambino capisce ciò che gli adulti non capiscono, perché gli adulti hanno un sacco di paratie nel cervello, è tutto sezionato, è tutto separato, tanti compartimenti stagni. I bambini capiscono le analogie, capiscono che un pallone, ma può essere anche un pianeta, un pallone può essere un personaggio. Capiscono tutte queste cose profonde, importanti, poi le perdiamo. Ora non è che voglio fare un'apologia dell'infanzia, perché l'infanzia naturalmente ha le sue cose anche negative, però l'infanzia, se tu non trai dall'infanzia, sei fritto. Io andando nelle scuole elementari, anche nelle elementari, devo dirvi la verità, e nelle medie, ho visto i bambini con un'intelligenza incredibile, che poi verrà spenta dal nostro mondo, dal sistema che c'è, che cristallizza i pensieri, che li rende poveri, grigi, inutili, no? Perché poi dobbiamo tutti incastrarci all'interno di stanze del pensiero. I bambini sono apertissimi e lì il maestro, il docente, ha una responsabilità enorme, enorme rispetto ai bambini, perché i bambini hanno una potenza incredibile, e se gli insegni le cose giuste, poi crescono, diventano noi, no? Adulti, vecchi, gente decrepita ad un certo punto, ma che pensano a delle cose
aperte, no? E hanno un movimento cerebrale straordinario. I bambini capiscono tanto. Io ho spiegato l'astrologia e i bambini hanno capito molto molto bene, molto bene. Certo, ci ho spiegato delle cose basilari, ma anche molto difficili. Cioè l'aspetto del principio di non contraddizione è una cosa filosofica, ma c'era lì il bambino che l'ha capita benissimo. Poi gli ho spiegato dei pianeti, gli ho spiegato come i pianeti sono disposti, così. Astronomia, i bambini sono affascinati, che bello, un'astronomia, Giove con i suoi anelli, che bello, no? E poi ho spiegato loro come si associano delle divinità e come nell'astrologia. Ho spiegato alcune cose, i bambini percepiscono tantissimo, quindi io quello che vi dico, siate bambini, cioè prendete sempre da lì, cioè dall'ispirazione, dalla creatività. Smettetela con tutte queste scuole esagerate, piene di nozioni di adulti, bla 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 bla, no? Che poi è di gente che vuole solo guadagnare, tra l'altro, e prende, cioè, ma naturalmente siate anche razionali, ma io mica, cioè, io poi studio tanto, poi io parlo così, ma certamente studio tanto, ma tanti libri, non tanto di astrologia, perché l'astrologia ormai, insomma, che voglio fare figo, però giro che quello che c'è da capire lo capito abbastanza, però prendete sempre dal vostro bambino interiore creatività, intuito, fantasia, perché sennò non capite niente, avete una mente che è tutta, che è uno schema, è una mappa, e poi è tutto un ripetere delle cose così grigie. Se com sa, ragazzi. Allora, vi saluto, questo è un altro video un po' particolare, effettivamente. Sono qui sempre con Pikachu, questo è un altro giorno, sempre sotto il segno, sotto l'ala dell'angelo Lecabel. Siamo sempre qui con il sole all'inizio della Vergine, poi più avanti vi parlerò di altre cose, no? Ritornerò a spiegare tutti gli elementi astrologici, non so, farò altre anche delle dirette in cui parlo anche di personaggi, temi natali, ci sono tante cose da spiegare. Questi sono dei video un po' particolari, così, che naturalmente possono suscitare, lo so, nervosismo, indignazione, oppure vabbè, ma che pensi di essere? Non lo so, però vi racconto le cose così veramente in un modo molto spontaneo, come lo sento. Vi saluto e siate molto felici. Ciao, alla prossima volta.